Dopo una vita spesa alla ricerca della conoscenza, una domanda mi logorava. Com'è nato il nostro mondo? I predecessori morirono 1000 anni fa, causando l'estinzione della vita. Lei mi ha mostrato come rifiorì. Una giovane emarginata, ignara della sua importanza. Grazie a lei, ho scoperto che solo un miracolo tecnologico preservò la vita. Zero Dawn. Un sistema di terraformazione con 9 funzioni subordinate, ognuna necessaria per trasformare la terra devastata in un mondo florido, accudito e protetto dalle macchine. E con lei scoprì il segreto più grande di tutti. Il segreto della sua nascita. Lei è un clone di Elizabeth Sobeck, creatrice di Zero Dawn. Sorto per impedire una nuova estinzione. Opera di Ade, un'IA malevola, resa senziente da un segnale misterioso, di origine sconosciuta. E con un mio piccolo aiuto, lei ha prevalso nella battaglia finale a Meridiana, diventando una paladina dell'umanità. Ma per quanto mi sia stata utile, ora sono costretto ad abbandonarla. Perché mentre lei cerca di rimediare ai danni di Ade, io ho fatto una nuova scoperta che porterà a distruzione e opportunità. Eccoci, eccoci amici miei, eccoci qui Marco Drums e Guerrilla Games, Sony PlayStation 5, Horizon Forbidden West, Horizon 2. Cominciamo la nostra bella livettina di oggi. Ieri sono praticamente collassato sul divano alle 11, quindi scusate se non sono andato avanti come promesso fino alle 3 di notte, ma non ce la faccio più, io non ho più l'età. Allora, io volevo far vedere una cosa. Volevo far vedere una cosa a un ragazzo di Facebook. Però lo fanno stanno male, eh? Cazzo, c'è io. Ah, sì, c'è questo. Allora, devo fare una foto. Per rispondere a un ragazzo di Facebook. Mi ha vista. Siamo seri. Perché non mi ha fatto la foto? Ogni tanto anche i telefoni, eh? Allora? Ma dai, che è arrivato l'altro scemo! Ah!
Quindi il telefono si è sminchiato, questa di minchia di telefono. Allora, andiamo. Oh, io stavo parlando con voi col microfono spento. Bella lì come sempre, Marco Dram sbaglia. E vabbè. Che cosa vi devo dire, ragazzi? Vi stavo dicendo prima che... Dai, dai, via, via, via. Se no, cominciamo a fare la guerra tra di noi. Allora, vi stavo dicendo prima che avevo il microfono spento e non mi sono accorto. Qua c'è un falò che non avevo visto. Credo di averlo visto questo falò. Lo deve saltare spesso. Ok. Salvatrice, vorrei riavere le mie gambe se non ti dispiace. Oh, vedete qua. Oh.
Sangue. Che legnata gli ha dato, poveraccio. Oh, è durissimo! È durissimo! Cazzarola! Oh, allora! Quello era l'ultimo! Che legnate che mi danno sti robi! Sono velocissimi, raga! Cazzarola, ci sono anche questi adesso! Quanti ce n'è? Quanti ce n'è? Cazzarola! Arrivano anche da là, arrivano! Oh, ne arrivano 100.000! Oh, è che sono qua, c'è la cazza qua. Cazzo, sto combattendo con miliardi di mostri. Vai, ho finito ancora le frecce, che palle. Vediamo che qua ha fatto un bel massacro, eh. Oh, che sollievo. Porca loca! Non è finita la storia, anche un collo lungo qua, come si chiamava. Cazzo, ancora finito. Wow, ragazzi. Che cinghialozzo. Credo di aver fatto una secondaria. Bella pelle di cinghiale. Oh, scusami, ma io devo farlo per forza. Qua perché 100.000 frecce. Quello si sta raffermando. Lascialo lì. Prima o poi mi torneranno utili. Vabbè, cazzarola, sono rimasti senza. Siete proprio vicini. Allora. Fa tutti i rumori diversi, ragazzi, è talmente bello. Lo prenderò dalla scorta se mi servirà. Bello come si formano, dove c'è la fungazza, quella che muori. Ci stai calmo che adesso ti... cortesemente togliermi di dosso questo ammasso di rottami? Appena riusciamo a capire... Dai che ti libero, su. Fammi prendere qui. Salvatrice, vorrei riavere le mie... Ok.
Che culo. Che fortuna. Oh. Grazie, Salvatrice. Puoi chiamarmi Aloy. Erend l'ha detto che non sei da titoli. Cosa fate? Dovevamo sorvegliare Aspra Catena. Noi ripuliamo più carcasse di scavazzanna possibile. Per evitare che gli scavazzanna, raga, eh? Un compito facile, se nessuno fosse scivolato per spostarne una. I rovistatori sono arrivati mentre cercavo di liberarlo. Mi sono scordato di piegare le ginocchia. Tieni, e grazie per l'aiuto. È comodo averne un paio. Grazie. Tu sta attento a non finire sotto altri scavazzanna. Stammi bene, Aloy. Ah. La bomba? Il progetto per la bomba? Aspettate un attimo, raga. Alla pozione colpire presa più salute. Ah. Allora, la sua sacca mano può contenere un maggior numero di bacche. Oh, questo è interessante. Abiti, bobine, strumenti, munizioni, cavi, frecce, bomba congelante. Ah. Allora, questa l'ho fatta, eh? 12. Interessante. E me le ha caricate. Grande. Dobbiamo andare di là, eh? Questa qua è nell'inventario, però non vedo che può andare. Ah, dovrò andare nell'inventario. Vabbè, sassini, diciamo che ne ho abbastanza. A livello sassi proprio. Fa male la gamba. Ginocchio. Allora, scusate, ma devo prima salvare, quindi non è che vi manco di rispetto che non vengo a parlare con voi subito, ma... Ciao, psico! Ciao, mitico! Che meraviglia è, che meraviglia è, che meraviglia è! Ma quanto è bello, ma quanto è spettacolare! Ma che lavoro hanno fatto? Ma parliamo di next gen qui o parliamo di... Di cazzate che parlano nei gruppi? Qui è next gen, raga. Mitico. I Tenacta hanno usato questo posto dopo aver cacciato i Karja. Che hanno perfino lasciato delle monete speciali che davano a chi guadagnava le mostrine. Guarda, bottino di guerra, medaglie Karja. Puoi scambiarle con equipaggiamento nelle terre dei Tenacta. Un po' truce, lo so, ma anche i Karja lo erano nei giorni rossi. Se vai a ovest, potrai convincere Isvada a dartene qualcuna se qui ottieni delle mostrine. Potrebbero tornarti molto utili. Grazie. Se ti serve qualcosa per le sfide, i miei articoli potrebbero piacerti. A presto. Ok, ti stavo dicendo, Mitico, che c'è, è tutto bello, tutto fico, tutto il gameplay dell'altro, tutta la storia dell'altro, tutto fatto meglio.
È il 2, è Horizon 2. Che cosa dovevano fare se non migliorare già un capolavoro di suo? Hanno fatto questo, grandissimo. Guerrilla è top, top su tutti. Cioè, non riesco a capire. Non riesco a capire. Allora, scambia con Trusty. Ti Dai. posso aiutare? Dai, scambiamo, scambiamo, scambiamo. Arco, strumenti kit da viaggio, la bomba. Le risorse cos'hai? Acqua. Legno, dici presto. Sì, se non riesci a trovare, sì. Frammenti di metallo, eh? Quanto costa? 25, dai che uno te lo compro. Le armi, vediamo col quadrato se è meglio della mia, assolutamente no. C'è trappola esplosivo. Lanciacorda? Ma scusa un attimo, lanciatrappola esplosivo. Cazzaro, la lanciacorde. Se l'ho acquisto, hai visto? Che figata la ruota completa! Allora, questo. Ciao Fabio, mitico! Guarda che gioco ti porto oggi! Guarda Fabio, che gioco ti porto Che bella oggi! qui, E Salvatrice. Psico è il grandissimo Luigi, lo so, lo so, lo so, Psico, grandissimo. Salvatrice, i terreni sono a tua disposizione. Allora, non è inventato disponibile, sticker danni. Bella ragazzi, grandissimi che Sei qui venite a per me. trovarmi, scrivete. Vuoi esercitarti a cacciare, Salvatrice? Ok. Vuoi allenarti, Salvatrice? Ecco qua che adesso vi scrivo ragazzi, scusatemi ma non avevo attivato il. Salvatrice, Sì, questo i gioco terreni è sono a tua qualcosa disposizione. di incredibile, incredibile, incredibile. Allora, che cosa devo fare? Parla con il guardiano e andiamo a parlare con il guardiano. Ah, il guardiano Sei è qui, qui oh. per Ah, allenarti? bello. Ah, è questo qua di Medaglie fianco. tanto apprezzate dai Tenakte, qui puoi ottenerle, Salvatrice. Oh, e vorrei donarti questo, sperando che ti sia utile. Come ringraziamento per l'aiuto che hai dato a Torres. Terreni di caccia. Il sole tramonta sugli impreparati, dicono i soldati Cargia. I loro cacciatori si addestrano in questi territori da tempo immemore per prepararsi ad affrontare le macchine che vagano per i confini occidentali del loro territorio. Qui troverai sfide, che vanno dallo stoccare punti di macchina all'utilizzo di munizioni e armi fulmine. Lezioni a figata. Ah, cazzo! Le sfide. Allora, no? Stacca e recupera le batterie dei rovistatori. Usa il focus. Adoro guardare le tre. Oh, grazie Fabio, mitico sei! Grande, grande, grande. Dai che tra un po' arriverà la filiazione e comincerò a fare gli abbonamenti. Colpisci la macchina, usa le risorse saccheggiando le batterie, muore, non è possibile staccare le componenti. Sì, dai, iniziamo sta sfida. Sta sfida è Cavati dalle corde sfidosa. e terrò il tempo. Allora, due batterie. Accedi al terreno. Il terreno sarà qui? No. Sarà qua.
Ecco le batterie, ecco le batterie. Dai, cazzone. Oh là là, guarda quante ce ne sono. Mamma mia, questi... Oh, questo è venuto qua! Allora, la sfida sicuramente non sarà questa di doverli smazzolare tutti, eh? Ecco, meglio. Stai calmo! Cazzo, che palle! Ciao ragazzi, mitici! Anche se quella hanno batteria, siamo a posto! Ah. Oh, fai, stai calmo! Come torno su? Oh, raga! Questi qua mi massacrano. Ah, devo fare il giro. Ok. Potevo metterci anche molto, molto meno tempo, ragazzi, eh? Ho fatto fuori tutte. Incredibile, Marco, hai fatto fuori 12 scorte di... Lo prendo al volo. Scusate, devo recuperare le cose perché qua siamo fatti. Ecco, allora. Recuperiamo un po' di vita, raga, perché sennò non ci siamo. Andiamo a morire male. E io recupererei anche... secondo me non ho usato il quello che diceva lui. Vabbè, però, niente, ce l'abbiamo fatta. Non so qua... Ah, eccolo qua. Oh, che bello che si ricreano. Grazie, gioco, sei fantastico. Ok. Allora, quindi l'ho fatta. Vediamo che premio mi dà. A disposizione. Allora, quarto di mostrine. Allora, mostrine massime 1 minuto e 30. In quanto l'ho fatto io? Torna. Quindi l'ho fatto in... Questo sarà... Stacca la batteria di nuovo stato con munizioni fulminanti. Con munizioni fulminanti. Gamati dalle corde e terrò il tempo. Esplosivi. Sì, con munizioni fulminanti, ma io non ce li ho le munizioni fulminanti. Io c'ho le munizioni acide, la caccia, esplosivo, quindi è inutile, infuocato, c'ho le trappole fulminanti. Ma vuol dire che me la vende lui? Se no devo tornare dopo. No, lo facciamo. Oh, che bello quando mi si apre qui. Dov'è? 200 metri. Ah, sopra là! E ci arriva sopra là! Sì, usciamo dalla sfida, ragazzi. Allora, se io devo andare sopra là, mi sembra di aver visto che... Devo parlare col guardiano. Allora decidi.
Ma questo qua corre di brutto, eh. Questi terreni rispettano i massimi criteri di qualità, Cargia. Ho capito. Non è mai troppo tardi per allenarsi. Vabbè, ascolta. Un po' d'allenamento può giovare perfino alla salvezza. Va bene, facciamo una bella cosa. Non me ne frego. E io li ammazzo normale. È tutto pronto. Usa le corde per cominciare. Eh no, lo vuole proprio con sovraccarico proprio, lo vuole col sovraccarico. Oh raga, come state a ammazzare? No, col sovraccarico. Ok. Munizioni. Ehi, Ross, hai bisogno? Munizioni fulminanti. Munizioni fulminanti. Questo è il mio cassone, eh. Io qua uso il banco di lavoro. Oh, andiamo un secondo. Lancia corde, arco infuocato, lancia trappole fulminanti. È questo che ce l'ho. Oh, mi manca un sacco di roba. Ma ce l'ho il lanciatrappole fulminanti, scusa allora, eh. Devo andare a equipaggiarlo. Arco da guerra fulminante. Siamo qui. E lancia trappole fulminante. Ah, è questo, eh. Capire come si fa dopo. Sì, ma siete stronzi però, eh.
Amici, lancia trappole, Dai, vieni, comincia. Porca miseria, allora! Ragazzi, oh ragazzi, non ne ho più! Ma che ripara? Ma no, ma dai! Insomma, no, non ho capito questa sfida qua. Allora, vediamo che cazzo bisogna fare sta sfida. Missione. Sovraccarica le batterie di un avvistatore con munizioni fulminanti per fulminare le macchine nelle vicinanze. Quindi, questo. Ciao ragazzi, benvenuti mitici. Ah, ok, non ce l'ho. Ma perché non venite qui che lui è fulminato? Dai! Così. Vai cazzo, venite, va che stronzi. Vai. Ah, non ho capito come funziona sta roba allora. Grande drama. No, non ho capito, no. Aspetta che mi faccio ammazzare. Come fanno a... Non muoiono. Non ricordo più come funziona, ragazzi. Allora, macchine vicine a rovistatori fulminanti.
capire come fare sta missione, raga. Terreno di caccia, esatto. E questo è. Ok. Allora, secondo me è questo, eh. Hai capito? Però lui ha bisogno. Cazzo. Vai, perché non c'è qua un cazzo di nessuno quando fa così? Ciao ragazzi. Ok, sì, ho capito cosa bisogna fare. Testa di cazzo. Ok. Ah. Allora bisognava con l'arco e non con le trappole come ho fatto io all'inizio che ho sbagliato, beccare le batterie. Questo mi serve. Beccare le batterie, sti cazzo di aerei oggi hanno rotto i coglioni, ve lo dico. Scusatemi il linguaggio, ma... sta ritornando all'inquinamento globale che c'era prima del Covid, raga. Allora, del lockdown. Qui cosa fa? Porca miseria. Ci vuole un sacco di risorse. Ok, dai, le recupero dopo, che se ne fotte. Sfida superata. Non troverai altrove delle sfide come queste. Eh sì, hai ragione. Quindi, completata con tutte le piastine, eh? Questo che cos'è invece? Sarà immobilizzata, stordisce una macchina sotto una trappola. Ok, questo è difficile, raga. È tutto pronto. Usa le corde per cominciare. Ok. Quindi praticamente devo usare una trappola. Una trappola. Un arco. Forse anche di più di una. Ecco. Testa di minchia.
Vai, rimanete intrappolati, amminchionem. Vai, che ho lasciato... No, io! Ok, vai. Solo una macchina. Sono proprio strunz. Dai, vieni. C'è munito. E due. E sono morto. Con la mia trappola. No, non sono morto. Non sono morto. C'è stile di click. Ecco, non se no. Devo farla, vai. Vieni, scemonito. Vieni, scemonito. Oh, vai che strunz. Dai, vieni te. Dai, ciccio, vieni. Dai. Ora. Cazzo di uno. Mi ha preso anche a me. Dai. Muoviti, Eloy. Dai. L'ho fatta. Non so come, ma l'ho fatta. Ho finito tutte le cure del mondo. Allora, la sfida quella lì, dovevate mettere le trappole e poi buttare le macchine. Però sono toste, eh. Ragazzi, riscattiamo. Medaglia di caccia. Che cazzo. Grande. Tanta roba. No, inizia mai più. Oh, adesso mi parli che tutto... Per allenarsi. A disposizione. Ma come? Ancora? A disposizione di che? L'ho fatta, guardiamo. Sii prudente là fuori, Salvatrice. Vuoi esercitarti a casare, Salvatrice? No, ancora. Dai, l'ho già fatto. Grazie per la visita. Questi terreni rispettano i massimi criteri di qualità calcio. Ah, bello! L'ho fatte le sfide. Tutto completato. Alla prossima, Salvatrice. Punto. Ambasciata, e questa è, raga. Dai, andiamo con il nostro bel. Eccolo qua, ciao. Mettiamo su, andiamo di là. Luce arida. Ai confini del dominio, prima dell'ovest proibito. Un corno Karja. Forse segnala l'inizio dell'ambasciata. Ci sta qualcosa. Bene, devo trovare chi è che comanda qui. Prima sarà meglio rifornirsi e dare un'occhiata in giro. Ok. Scopo recuperare il gestione scorsa. Passiamo. Sì. Oh, questo che cos'è? Che gioco sarebbe? Non sono qui per fare da mentore a qualche principiante. Vattene. Sarà per un'altra volta. Potrei tornare ad Aspracatina e cercare qualcuno che sappia come si gioca. Attenta a come parli. Impara. Ah, ok, quindi non posso giocare adesso. Vabbè, anche perché non saprei neanche come giocare. Magari intuitivo, amica magari. Di Nora. La zuppa! Oh.
una delizia. Vieni a comprare. Ho appena preso il pane dalla mensa e la delizia del re sole. Direi che sono a posto per adesso. Tu cosa ne pensi, cuoca? Salvatrice, dimmi, non è che devi avventurarti nella terra di nessuno per caso? Forse. Perché lo chiedi? Ah, beh, è semplice. L'Ovest è pieno di tesori, antichi rottami e metalli abbandonati. E io ho un gruppo di robusti cercatori che conoscono bene la zona. Non avete paura dei Tenacta? Tantissima, ma io lavoro quasi sempre nella terra di nessuno, territorio neutrale, sai. Di solito entriamo da luce arida, ovviamente quando non è chiusa per qualche ambasciata. Speravo che il tuo arrivo significasse una rapida riapertura. Ho un'attività da gestire, che diamine. Voglio che l'ambasciata si tenga tanto quanto te. Fidati, ci sto lavorando. Buono a sapersi. Ricordati di noi. Se riuscirai ad aprire la strada, ci troverai accampati oltre luce arida. Possiamo comprare tutti i tuoi rottami. E se hai bisogno di parti di macchina, le nostre sono le migliori. Garantito. Va bene. A dopo, allora. Se riesci ad aprire quelle stupide porte. Quelle stupide porte è bellissimo. Sembra che non sia l'unica che vuole aprire quelle porte. Quella che ha cacciato Clark. Credo si chiami Alan. Volevo ringraziarti. Per queste giornate senza lavoro iniziamo a darli sui letti. Salvatrice di Meridiana, salvatrice di Aspragatena. Per te è ordinaria amministrazione, no? Allora. Ciao Holly, è arrivata Holly nel frattempo, eh? Vediamo qui cosa agenda la signora. Fionda esplosiva, arco da guerra agile. Non è che ho tanti soldi, quindi... Ah, aspetta che c'è qualcosa di blu. Siamo chiusi al momento. Cos'è? Quanto accento affiliato? Che cos'è sta figata? Diffusione di gola frusta. Mamma che spettacolo, raga. Vabbè. E io ho sempre pochissime munizioni. Cure, eh? Ecco Erend. E pare abbia bevuto un po'. Salvatrice, aiutami! Okay. Signore? Tocca a noi. Vi rilassate un po'? Ti chiederei di unirti a noi, ma poi chi salverebbe? Fammi indovinare. Vai sempre di fretta, no? Allora, dimmi che vuoi. Spara. Com'è andata dopo che io... Quando sei partita di nascosto? Benone. L'avanguardia regge. Ho aiutato Avad a sistemare tutto dopo la battaglia. Sono stato via un mese perché volevo seppellire Erse. Poi sono tornato e mi hanno chiesto di scortare questo Vuadis che doveva andare all'ambasciata. Pensavo fosse un lavoro facile e infatti è andata male. Non potevi farci niente. Non è colpa tua. Tra un paio di queste ti crederò.
Sai, io mi chiedevo se avete seppellito Ersa come volevate. Sì, l'abbiamo fatto. Non sai quanta gente è venuta a renderle omaggio. Metà le doveva un favore e gli altri le dovevano la vita. E alla fine tutti ubriachi. È stato il funerale più rumoroso di tutta la storia. A lei sarebbe piaciuto. Sì, e come? Sicuro. Li avrebbe stesi tutti. Che dici dell'ambasciata? Niente di che. Avad di sicuro ci tiene molto. Vuole fare la pace con quei Tenakt. Ma da quel che ho sentito, non è gente fatta per la diplomazia. Si esprime a suon di lame e frecce. Se avrai a che fare con loro, sappilo. Può peggiorare da un momento all'altro. Lo terrò a mente. Cosa sai di questo posto? Niente di buono. Nei giorni rossi i Karja portavano qui i prigionieri dell'Ovest Proibito. I più fortunati ai lavori forzati. Gli altri nel cerchio del sole di Meridiana. In sacrificio. Esatto. I Tenakt hanno raso al suolo tutto dopo aver cacciato i Karja dall'Ovest. Non li biasimo. Adesso Avad paga gli Oseram per ricostruire. Ma ogni nuova pietra che impilano sarà macchiata di sangue. Io... Eccoci qua, raga. Non ti fermerò. Però, ehi, sei proprio sicuro? Salvare il mondo è troppo per una sola... Erend. D'accordo, sì. Ci ho provato, almeno. Cioè, quello che voglio dire è che se avrai bisogno di me... So dove trovarti. La prossima volta anche sobrio. Ci proverò. Attento là fuori, Aloy. Ok, Aloy. No. Allora, parla con le guardie. Allora, c'è un 24... che qui mi darà un'altra missione. Io le attivo tutte, poi dopo, quando voglia, le vado a fare. Salvatrice, mi resti solo tu. Conover, è la salvatrice di Meridiana, non tua. Basta solo Aloy. Cosa vuoi? Ti prego, non mi ascoltano. Ma le Eclissi sono qui, nel timore. Ah sì, Conover? È lei che li ha sconfitti e tu la importuni con queste fesserie? Si vede che sono fuggiti a ovest dopo la battaglia. C'è una delle sentinelle, Laruvik, che li ha contattati. Ho provato a origliare, ma mi hanno visto e Laruvik mi ha attaccato. Io... ho reagito. Per difesa. Sfortunatamente non ci sono prove che colleghino Laruvik con l'Eclissi. Mentre Conover ammette di aver ucciso un commilitone. È stato quindi condannato. Perché sei certo che Laruvik stesse con l'Eclissi? Beh, ero abbastanza lontano, ma li ho sentiti usare la parola Eclissi. Non è l'accusa più assurda mai sentita, ma ci siamo quasi. Gridare all'Eclissi è un buon modo per evitare una condanna a morte. Se devo morire, così sia. Ma se non facciamo niente, io non sarò l'unico. Dimmi cosa hai visto di preciso. Giorni fa, durante un cambio, qualcuno ha varcato il cancello. Prima di accorgercene, erano a metà del canyon. Nozar ha scelto di non inseguirli. Ci penseranno i Tenakt, ha detto. Nozar non è uno negligente. Ha moltiplicato le pattuglie, redarguito le guardie e la vicenda è finita lì. Ma io non smettevo di pensarci. La prudenza è tutto per noi, quindi è stato lasciato aperto apposta. E Laruvik, beh, si lamentava sempre dei superiori, ma quella volta non l'ha fatto. Dopo l'incidente mi è sembrato diverso, nervoso.
e quando l'ho visto sgattaiolare fuori dalla caserma, l'ho seguito. Discuteva con uno sconosciuto. L'ho sentito nominare l'eclissi. Mi sono avvicinato e mi hanno scoperto. Lo sconosciuto è fuggito, mentre Larovic mi ha attaccato. Ho agito d'impulso. Le guardie sono accorse e mi hanno trovato accanto al suo cadavere. Perché non gli credete? Abbiamo cercato, perquisito la branda di Larovic, ma niente di niente. Senti, Conover è un bravo uomo. Non credo che abbia potuto ucciderlo a sangue freddo. Ma a Nosari interessano i fatti. E in questo caso, Conover ha ucciso un collega. E non lo nega, giusto? No, ma l'eclissi è lì fuori. Considerando che non esistono prove a sostegno di questa storia e i cadaveri non parlano, Nosare è teso per l'arrivo dell'ambasciata e non vuole essere distratto. Però, se trovassi dei soldati dell'eclissi che tramano nei boschi, tu faccelo sapere. L'incontro di cui parli, hai sentito qualcos'altro sui loro piani? No, ma la radura in cui è avvenuto è a est, oltre il fiume. Una decina di soldati l'ha passata al pettine. Non c'è niente, Conover. Ci sono cose che vedo solo io. Se l'eclissi è nel timore, li troverò. Grazie, Aloy. Che il sole ti assista. Datti una calmata, soldato. Ah, avevo schiacciato il tasto, scusami, non volevo ammazzarti, amico. Andiamo là, Ambash. Sapevo. Oh, ehi. Ci siamo già visti da qualche parte. Eh sì. Sicuro? Rilassati, Paeve. C'è un grosso muro di pietra che ti separa dai Tenak. Sei tu al comando qui? Spiacente, no. È il comandante Nosar. La Wan, il suo secondo. Bene. Cosa ha portato Aloy dei Nora a luce arida? Sono qui per l'ambasciata. È il mio lasciapassare per andare a ovest. E ora che finalmente è arrivato Vuadis lo studioso, è la volta buona che inizi. Sì, il sacerdote del sole. È arrivato scalciando e strillando dietro la sua scorta. Ci tiene molto alle sue pergamene. Però l'ambasciata resta sospesa. Il comandante Nosar ha già dato il segnale. Ma i marescialli Tenakht devono suonare il corno. Bene, ho capito. Allora apritemi le porte, abbiamo delle questioni in sospeso. Non ne dubito, ma purtroppo non posso. Ordini dall'alto. Di norma le apriamo a chiunque osi avventurarsi là fuori. Cercatori Oseram, Gargia particolarmente temerari. Ma nessuno può varcarle prima di un'ambasciata. Si farà dopo la partenza dei Tenakht. Quindi un'ambasciata come si svolge di preciso? Sono più che altro scambi e negoziati. I Kharja offrono cibo, spezie oppure attrezzi. In cambio, i Tenakht restituiscono effetti personali dei soldati Kharja caduti nei giorni rossi. Ma questa particolare ambasciata è un caso speciale. Perché i Tenakht consegneranno un prigioniero di guerra, vero? Uno di nome Fashav. Ah, lo sai. Questo scambio ci ha messo in agitazione, perché l'esito di un'ambasciata è sempre incerto fino all'ultimo. Hai accennato ai marescialli Tenakht. Chi sono? I guerrieri d'élite della tribù. Prima di ogni ambasciata arrivano con un contingente di soldati da ognuno dei tre clan. Poi, secondo procedura, devono negoziare in nome del leader. E per negoziare intendo intimidire i nostri sacerdoti finché non cedono. Paiva ha avuto il suo primo incontro. Ciao amici miei, ciao mitici, ciao ragazzi. Ed è tornato zuppo di sudore. Faceva caldo, signore. Sì, senza dubbio. Dov'è il comandante Nosar, allora? Se ha ordinato lui di chiudere le porte, me le farò aprire. Ti porto da lui, però ti devo avvertire. Il comandante non infrange il protocollo, specie quando hai nervi a fior di pelle. Questo lo vedremo. Di qua. C'è un gran fermento da queste parti.
I Tenact hanno demolito tutto durante i giorni rossi. Si lavora da 2 anni, ma c'è ancora molto da fare. Il fermo di Aspra Catena ha quasi bloccato la ricostruzione. Ciao ragazzi, benvenuti in VTC. Guardate che bella Aloy. Certo, Horizon Forbidden West, Marco Drums Games, vi mando un saluto. Scrivetemi ragazzi, così interagiamo un po' nelle mie live. Vi sto facendo vedere senza la webcam, così vedete il gioco nella sua magnificenza. È spettacolare, eh? Siamo agli inizi, stiamo facendo le prime missioni. Il comandante Ella, io ti ho avvertito. Buona fortuna. Oh, ciao. Ciao, mi salutano. Aspetta che sto facendo. Ok, così vedo se mi scrivete, raga. Come si può tenere un'ambasciata con dei selvaggi che faticano a governarsi da soli? Cos'altro possiamo aspettarci dai barbari? Ah, sei Aloy, vero? Sì, quella che ha sgombrato la valle per te. Quella, Aloy. Ti siamo grati per quello che hai fatto. Almeno noi siamo pronti per l'ambasciata. Non hai dato il segnale. Entrambe le parti devono darlo. Finché i selvaggi non suonano i corni, aspettiamo. Sì, poiché appena i primi avranno... Taci. Perché ritardano? I Tenact sono una tribù formata da 3 clan separati. Tu quanti stendardi vedi? Aspettate e basta. Andate a vedere che succede. Questo non è un angolo dimenticato dell'est da cui vieni tu, Nora. Questo è l'ovest proibito. Ciao amici miei. Scusate, ma non parlo mentre c'è il video. Dopo torna a Meridiana. Arrivo. Fa un esposto. La Meridiana che io ho salvato? Esatto. Nessuno attraversa le porte fino all'arrivo del 3° clan e al suono del corno Tenact. Neppure la salvatrice di Meridiana. Per tua fortuna, la salvatrice di Meridiana ha qualche altra faccenda da sbrigare. No, raga, ho sbagliato, ma no! La tua impazienza non solleciterà i selvaggi, solo il nostro fastidio. Grazie, ma ho aspettato abbastanza. Io vado. Assolutamente no! Questa ambasciata dipende dal rigoroso rispetto del... Te lo impedisco! Voglio proprio vedere. Mi sa che ho sbagliato, raga. No, oh, oh, oh. Non so se ho fatto bene a fare con questa cosa, eh. Non ho prestato molta attenzione. Ciao ragazzi, benvenuti. Apri le porte, per favore. Non deve attraversare le porte. Questo è un ordine! Scusa, non posso. Lei è la salvatrice! Non aprirete nemmeno alla regina madre! Le porte stanno chiuse finché il corno non suona! Te lo chiedo con le buone. Io non so cosa fare. Tu non ti preoccupare. Ehi, Var. Ciao, Erend. Gli ordini sono... Il solito. Sai, Aloy vuole fare qualcosa e c'è gente che glielo impedisce. Niente di che. Ora basta! Arrestatela! Avanti, provateci! Fuoco di supporto? Sono pronto. Ehi, Nosar! Stupido bastardo! Si può sapere come ti permetti di sbattere la porta in faccia alla salvatrice di Meridiana? Come la prenderà il Re Sole, Avad, quando lo verrà a sapere? Ti promuoverà? Ah. Fatela passare, gente! Alla salvezza del mondo. Hai scordato qualcosa a Meridiana? Grande. Fa niente. Ce l'ho fatta. Oh mio Dio, che cosa ho fatto? Ci ha parlato Marad, i Tenac. Ci serve il loro permesso per andare a ovest. Sì, almeno così non dovrò guardare. Allora ragazzi, è fantastico, molto bello, non so voi da quanto tempo siete nella live, ma qui è tanta roba. Niente più politica, niente più ritardi.
almeno adesso hai dei rinforzi. Devo infatti prendere un po' di erbe, ragazzi, eh. Devo prendere un po' di erbe perché sono a secco. Se ci sono qualche macchina adesso, mi troverei in difficoltà. Mi troverei in difficoltà. Allora, prendiamo un po' di roba. Ok. Oh! Oh 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 oh. Il suo vestito è fantastico di Aloy, eh? Quello è il confine tra est e ovest. Varcalo e morirai. Un momento. Stiamo calmi. Nessuno può attraversare la valle fino al nostro segnale. Questo era il nostro accordo con i Karja. Non sono Karja. Sono qui per conto mio per chiedere il permesso di passare. Ma hanno aperto le porte per te, non è così? Qual è il significato di questa violazione? Perché inviare una giovane? Hanno intenzione di trattare o no? I Karja sono inaffidabili, è risaputo. Lasciateli stare. I Karja non c'entrano. Vado a ovest per salvare delle vite. E forse anche voi. Sappi che l'unica vita che puoi salvare è la tua. Tornando indietro. Adesso. Fermi! Una cosa sta dicendo la verità. Non è una Karja. È una Nora del selvaggio est. Se vuole salvare delle vite, perché non l'ascoltiamo? Qualcuno ogni tanto. Consideratelo il mio ultimo desiderio in veste di maresciallo. Stai di cazzo, stai mu, stai lì. Una Nora audace dai capelli rossi. Devi essere la salvatrice di Meridiana. Solo a lui. Sono Fashavi il Caparbio, membro del comando Karja, ultimo dell'armata del tramonto. Devi perdonare i miei compagni. La tensione è alta. Questa ambasciata è molto delicata. Stanno per restituirmi al dominio, un gesto che mira ad alleviare i gravi lutti del passato. E poi arrivi tu, senza invito. Non voglio causare problemi. Devo solo andare a ovest. Ho capito. Potrei aiutarti, ma devo sapere perché. E avere la certezza che poi non dovrò pentirmene. Come sei entrato a far parte dei Tenakt? È una bella storia, ma non è breve. È pur vero che prima dell'ambasciata non andremo da nessuna parte. La vuoi ascoltare? Il tempo non ci manca. Molto bene. Ero giunto qui a ovest con i predoni del Re Sole Giran, sperando di placare i loro peggiori impulsi. Fallì, ovvio. Commisero atrocità spaventose, facendo infuriare i Tenakt. Quando invasero il nostro accampamento alle sabbie di Cinabro, io restai indietro per evacuare gli ultimi superstiti. E mi imprigionarono. Ovviamente mi opposi con forza alla cattura. E nel viaggio mi ripagarono con la stessa moneta. Avevo perso così tanto sangue che ero bianco come un cadavere quando arrivai da Icarro. Credevo di essere spacciato, così feci un tentativo disperato. Hai fatto un tentativo disperato di fronte al capo Tenakt? Avevo ascoltato i discorsi dei Tenakt che mi avevano catturato ed ero venuto a sapere di una specie di duello che consideravano sacro. Allora, ai piedi del capo Icarro chiesi di sottopormi a quel rito, il Kulrut, sperando in un dono se l'avessi superato. La vita o la libertà. I Tenakt erano scandalizzati, ma Icarro abbassò lo sguardo e lo fissò dritto su di me.
immagino apprezzasse l'intraprendenza. Mi fece partecipare al Kurrut. Se solo avessi saputo prima. Hai detto che il Kurrut è un duello rituale dei Tenakt? Sì, ma diverso da ogni altro. Non è uno scontro tra uomini, almeno non direttamente. Al contrario, si affrontano delle macchine in una grande arena e solo il più forte sopravvive. Credimi, non è facile sfidare una macchina inferocita davanti a un pubblico che pretende il sangue. Ti assicuro che so bene che significa. Ah, sì? Allora hai il mio rispetto. Come te, vincendo, ebbi diritto al mio premio. Speravo nella libertà, ma non era in palio. Solo la fedeltà al capo. Così sei al servizio del capo Tenakt? Chi vince deve servire il capo come maresciallo. L'hai già detto prima, che cosa vuol dire? Il termine fa riferimento a una sorta di spirito protettivo dell'antichità. In pratica, i marescialli impongono le leggi di Ekarro, in parte magistrati, giudici, in parte boia. Mi premiarono con questo ruolo che cercai di ricoprire con onore. Ma comunque molti Tenakt sputavano a terra quando passavo. O almeno, finché non iniziai a strofinargli la faccia nel loro stesso sputo. Un po' drastica come soluzione. Come avrai notato, la violenza è l'unica lingua che i Tenakt comprendono. Per sopravvivere devi impararla. La verità è che la parlano anche i Karja. Persino troppo. Per questo i Tenakt li odiano. Ma quindi sei ancora un Karja? In parte, sì, sempre. Eppure c'è molto da ammirare nei Tenakt, specie nel loro capo. Ho sentito parlare di come stavano le cose prima di lui. Tre clan costantemente in guerra, coinvolti in faide continue. Ekarro e i marescialli hanno creato una pace delicata. E lui guarda al futuro. Chissà. Forse un futuro di collaborazione con i Karja. I Karja parlano di Ekarro come se fosse un mostro. I Karja tendono ciao ragazzi, ciao ragazzi, ciao ragazzi. Perché li ha sconfitti in battaglia. Però incute timore. Grande Kevin! Scusa, ti parlo dopo il video, eh? Ma non è un tiranno sanguinario come era il Re Sole Folle. Se tu avessi la fortuna di conoscerlo come è accaduto a me, capiresti che vuole solo il bene della sua gente. Ti auguro di parlargli. Ti troverebbe interessante. Ecco. Questa è la storia. Sei la prima orientale a sentirla, ma non l'ultima. Devo dire ai Karja quello che ho appreso. Già, tu parli dei Tenakt in modo diverso rispetto a loro. Non ho mai visto questi segni addosso a un Karja. Per i Karja è una decorazione, ma per i Tenakt è molto di più. Una cronaca di gesta, la lista dei nemici sconfitti. Sembra che tu ne abbia sconfitti un bel po'. Ho vinto le mie battaglie. Ma sento che la mia vita, come i miei segni, è completa solo a metà. Da questo lato ho le imprese belliche. Prima di morire, vorrei avere dall'altro lato gli allori della pace. Grande, grande, grande Kevin, guarda che perfezione delle immagini, i personaggi, la cura dei dettagli, tu devi vedere i mostri, le macchine come sono fatte, pazzesche, è bellissimo, una storia incredibile, un sacco di video e un sacco di cose fighe. Adesso mi muto ancora un attimo Kevin, ma tu giochi oggi? Contento di tornare a Meridiana. Ah, non mi dispiacerebbe dormire in un letto di piume o sorseggiare il frutto dei vigneti del sud. Ma ho un altro obiettivo in mente. Conoscendo bene sia i Tenakt che i Karja, ho il privilegio di poterli rappresentare entrambi. Con il benestare del Re Sole Avad, spero di portare una lunga pace. I Tenakt non sembrano pacifici.
Non lo sono, di norma. Ma questi sono tempi difficili. Il capo Ecarro sa che per sopravvivere si deve cambiare. Anche se il cambiamento fosse superare secoli di guerre. Mi hai chiesto perché voglio passare. Te lo dirò, ma non ti piacerà. 6 mesi fa abbiamo salvato il mondo, Meridiana. Ma la minaccia c'è ancora. Peggiora ogni giorno, sempre di più. Scatena tempeste, avvelena le acque e fa impazzire le macchine. La causa si trova a ovest. Solo io posso fermarla. Ho visto le tracce. E ho saputo degli incredibili eventi accaduti a Meridiana. Un'armata di demoni, un'eroina dalla chioma rossa. Sono portato a crederti. Il peso del tuo incarico è scritto sul tuo volto, più chiaro dei miei segni. Ti darò questo, come prova del tuo diritto di attraversare le terre Tenakt. Un incarico gli ha dato... E siete solo in due. Te lo dico in veste di aspirante diplomatico. Gli alleati sono fondamentali. Nessuno conosce l'Ovest come Carro. Lui può aiutarti. So che può mettere paura, ma cerca di guardare oltre. È un uomo di parola. Forse, se servirà. Come vuoi. Lo trovi nel suo palazzo. Ciao ragazzi. Le montagne a sud-ovest. Benvenuti. Digli che ti mando io. E vedrai. Guardate! È il clan del cielo! Oh cazzo, quindi? Oh cazzo, cosa succede adesso? Cosa succede, ragazzi? Marescialli, non è stato facile, ma ho con me il clan del cielo. E il comandante? No, non ne ho convinti tanti. Lui è ignaro di tutto. Abbiamo tutti e tre gli stendardi. Non importa se il clan del cielo non è numeroso. Vero. Suonate il corno. Che cosa succede? Non tutti i Tenakt accettano l'idea di trattare con i Karja. Ma c'è il numero per iniziare. Allora mi incammino. No, gli altri te lo vieteranno. Il tuo passaggio sicuro l'avrai dopo l'ambasciata. Che palle, dobbiamo aspettare che parlano, mo si ammazzeranno di botte perché questo è uno più scemo dell'altro. Vediamo un attimo cosa succede, ragazzi. I Karja hanno aperto le porte. Sorto su una terra devastata dalla guerra, il sole tramonterà su una terra in pace. Questo è il giorno. Marescialli! Voi che vi definite Tenakt! Regal, il più grosso sbaglio del capo Ecarro. Una sua rivale che doveva uccidere. Avete dimenticato che il nostro popolo è nato nel sangue. Il sangue dei Karja. Siete arrivati al punto di affidare le lance a un capo che cospira col nemico. Ecarro ci ha traditi. L'ambasciata lo prova. E tutti voi, marescialli, ne siete complici. Per questo io vi condanno alla morte. Le tue vane minacce non saranno sufficienti a intimidirci. Esule! Oh mio Dio! Come ha fatto a destrare sto coso? Dai! Non vedo l'ora di... Formazione! Oh cazzo! Le macchine! Sono riusciti anche loro a controllare le macchine. Come fa Aloy? Cavalcano macchine! Dove l'hanno imparato? Silence.
Silent. Fashav! Vieni con noi ora, o mai più! Arcieri! Inceneriteli! Oh, oh, oh! No! È la guerra, raga! No, cazzo! Raga, stanno falando frecce! Arcieri! Respingeteli! Vabbè, ma... vi fate proprio prendere come dei... Vai, ammazziamoli, tagliamogli il culo, facciamogli il culo a questa scimetta qua, questa diffidente. Aprite le porte, aprite le porte, aprite le porte. Battaglia incredibile, ragazzi. No. Che succede? Cosa vedi? Restiamo solo noi. Ehi! Vieni qui, battiti con onore! Lancieri! Muoversi al centro! Tutti pronti! Non potevi muoverti un po' prima, Loi? Cioè... Al riparo! Arcieri sul crinale! Zaino è pieno. Spazio nella scorta. Arrivano! Siamo sotto attacco! Anche le macchine le distruggo io, eh. Perfetto. Prima le macchine. Anche se questi sono i cosi, sono quelli che trasportano e basta, eh. Munitions! Un maresciallo a terra! Un altro traditore ucciso! Ok, dove sono gli altri cattivoni? Tu sta già diventando buio. No, no, no! No! Oh!
Datemi una mano! Arrabbiato adesso che... Sì, dai, vieni. Capo, concedimi l'onore di questa sfida. Concesso. No, quello volevo ammazzarlo. Ah, proprio lui! Oh, cazzo. E non c'ho neanche cura, eh? Che cattivo. Che cattivo. Mai visto uno scudo così. Meglio esaminarlo. Allora. Focus. Posso spaccargli lo scudo se lo danneggio. Allora, prima di tutto, se magari partiamo a curarci. Ok.
Allora, le bombe. Va bene. Qui infuocate. Devo superare lo scudo. E come lo batto lo scudo? Forte, debole. Ah, ok, ok. Stronzo! Mi stavo curando. Allora, ho capito adesso. Andiamo a prendere un po' di... Allora. Questo lo scudo è contro. Tac, tac, tac e tac, raga. Tac, tac, tac. Oh, 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 c'è lo scudo. Allora, devo fare le... Devo anche andare a recuperare un po' di... Cazzo, stronzo! Allora, vai! Attacca lo scudo, è vulnerabile! Ok, tac, tac! E tac! Ok! Oh, gli ho portato tutto, sto scemo! È mutante! Uno, due, tre e bam! Tac! Sei morto, bla la la! Vediamo cosa avete scritto, scusate raga, l'ho preso. Praticamente è una bomba, sì. Che figa questo gioco, sì. È vero, vero, Bragali, è vero, Gear. Spettacolare. Avrai salva la vita. Compagni, questo è il giorno in cui avete decimato i marescialli, massacrato i Karja. Così ha inizio la guerra a Ekarro. Ripiegare. Ha voluto far la guerra sta stronza. Portatelo al campo. Ora. Te la caverai. Vuoi partire senza di me, vero? Sì. Mi sorbirò Erend. Per il momento. Forza. Ti riaccompagno al forte. Ecco la notte e poi il giorno. Arraffiamo tutto, ragazzi.
No, gli frega lo scudo. La protezione è inutile, ma forse posso usarlo per planare. Grande. Aloy. Stiamo ancora cercando di riprenderci. Pare sia scoppiata una guerra civile tra i Tenact. Temo sia così. I marescialli non si aspettavano l'attacco di Regalla. E l'intera delegazione Kharja è sterminata. Nozar, Boadis, Fashal. Una strage. Ora che farai? Io andrò a ovest. Spero che il permesso di passare sia ancora valido. Per quanto mi riguarda, sono pronta ad attraversare l'intero territorio Tenact. Allora hai una lunga strada davanti a te. Questa non è che la soglia dell'Ovest Proibito. Il vero territorio Tenact è oltre i monti, al confine con Cantopuro, patria della tribù degli Utaru. Qui non è territorio Tenact? Quello che vedi è la terra di nessuno. Doveva essere terreno neutrale, ma chiaramente non per quella Regalla. I suoi ribelli vengono da nord. Se cavalcavano quelle macchine, dovevano essere accampati laggiù. I ribelli cavalcavano Scavazzanna. Gli stessi che erano nel timore. Pensi che i ribelli li abbiano portati nel timore? Come avrebbero fatto? Non so. Mi metterò a indagare. E comunque, parecchi Kharja e Oseram sono passati prima che le porte fossero chiuse per l'ambasciata. Potresti cercarli. Vedi come stanno. Farò quello che posso. C'è un collo lungo nei paraggi? Un collo lungo? Ce n'è uno, è laggiù, al confine Utaru. Ma perché... È difficile da spiegare. Mi farà orientare meglio. Se lo dici tu. C'è altro che posso dirti prima che vai? Riguardo a Fashav. L'uomo fatto prigioniero dai Tenact. Sopravvissuto per anni nell'Ovest e morto alle porte del Dominio. Sorte crudele per un buon soldato. Lui aveva grandi aspirazioni. Voleva fare da tramite per una pace duratura tra Kharja e Tenact. È troppo tardi oramai. Che cosa ne sarà di lui? Il suo corpo sarà portato a Meridiana. Come cugino del Re Sole, riceverà sepoltura onorevole. Con i riti ufficiali. Un soldato non chiede di più. Parlavi della tribù Utaru. Le loro terre si trovano prima di quelle dei Tenact. Esatto. Cantopuro è la loro patria. Sono pacifici, almeno in confronto ai Tenact. Coltivano più che combattere. È strano immaginare degli agricoltori nell'Ovest Proibito. Intendiamoci, anche loro... è vero, Bragali. Sentiamo cosa ci dicono, poi ti commento, scusami. Che sto seguendo tutta la storia, è bellissima. Fiamme di Cantopuro. Il Re Sole ha offerto vari accordi di pace anche a loro, ma finora hanno rifiutato. Se sono pacifici, perché rifiutano? Non lo so. Sembra che abbiano degli altri problemi. Per esempio una carenza di cibo. Dovrebbero aprirsi di più ai commerci, ma... No. Non vogliono contatti. Hai detto che il territorio Tenact è più a ovest. Che cosa devo aspettarmi andando laggiù? Beh, come dicevo, ci sono le terre selvagge della terra di nessuno e più avanti le coltivazioni Utaru. Poi i Tenact. Il territorio è diviso fra tre clan. Deserto, paludi e cielo. Sì, ho visto gli stendardi all'ambasciata. Il più vicino è quello del deserto. Gente dura. Quella che per noi è solo una distesa inospitale, per loro è una sfida da dominare. Oltre il deserto c'è la capitale Tenact e ci sono le terre degli altri due clan. Non ne sembri sicuro. Ti riporto delle voci. Durante i giorni rossi i Kharja provarono a spingersi in territorio Tenact. Ma i clan si coalizzarono contro di loro, riuscendo a ricacciarli fino al timore. Quindi nessuno eccetto i Tenact sa cosa c'è oltre il deserto? Forse gli studiosi sì, a Meridiana. Avranno pur scritto qualcosa sulle pergamene.
Questa è la terra di nessuno? Proprio così. I Tenakht attaccavano a vista chiunque superasse Luce Arida. Ma dopo aver spodestato il Re Sole Folle, Avad voleva una riconciliazione con le altre tribù. I Tenakht hanno accettato una zona di confine neutrale di pace. Da allora i Karja e gli Oseram possono avventurarsi in queste terre. Ma ora bisogna fare i conti con Regalla e il suo esercito ribelle. Beh, se è per questo la terra di nessuno non è mai stata tanto sicura. Ne sono testimonianza le antiche rovine verso sud-ovest. Resti di una guerra dimenticata. Hai detto che con le porte aperte alcuni sono passati di qua. Sai dirmi chi? Beh, oltre ai cercatori che sono appena passati, ricordo almeno due gruppi di scavatori Oseram. E ho visto due studiosi Karja andare a sud-ovest con una squadra Oseram. Non so se considerarli coraggiosi oppure avventati. Fashav ha definito Regalla una rivale, che il capo e carro avrebbe dovuto uccidere. Sì, sarebbe stato meglio. Naturalmente è una grave minaccia. Il suo attacco era perfettamente coordinato e preciso. Prima che tu lo rovinassi, ovvio. Conosceva queste terre. E sapeva che avrebbero consegnato Fashav all'ambasciata. Se i Tenakht non se l'aspettavano, lei ha avuto mesi per radunare un'armata in segreto. Dovevano essere accampati qui vicino e stare appostati in attesa del momento più propizio. Mi dispiace per Nosar e Vuadis. Almeno Nosar è morto in battaglia. Invece il sacerdote... Beh, nessuno merita una morte così. Mi accerterò che ricevano i riti funebri appropriati. Mi sembra il minimo. Credi che i Karja faranno qualcosa contro Regalla? In questo avreste di sicuro l'appoggio dei Tenakht. Una spedizione dell'esercito Karja nell'ovest sarebbe vista come l'inizio di un'invasione. Il Re Sole Avad non lo farà. Comunque sia, non possiamo assolutamente rischiare di essere colti di nuovo alla sprovvista. Mi rimetto in viaggio. Buona fortuna. Troverai le porte sempre aperte qualora volessi tornare. Non temere per i tuoi amici. Ci penseremo noi. Ti ringrazio. Che il sole ti protegga, Aloy. Spero che trovi quello che cerchi. Tu pensa cosa riescono a fare con i motori grafici vecchi, Kevin, con la Unreal Engine 5, praticamente credo che è quasi... Non posso prenderlo, finirà nella scorta. Cioè, sarebbe una cosa... Allora, lo scudo e l'aliante, quadrato mettere 6 aree per aprirlo e planare, cerchio per interrompere, ok. E questo è molto utile, Bene. Ecco, l'ovest è proibito. Una nuova frontiera da esplorare. Le coordinate della guglia mi porteranno da Silence e Ade. E forse... Capo dei ribelli. Ok. Ah, cioè devo andare a beccare la loro base, La passeggiata, la piaga, le tempeste, i cavalcamacchine di Regalla. Ma dovrò superare tutte le sfide e trovare il modo di aggiustare il mondo. Come voleva io. Allora, io ragazzi... Finito qui, chiudo questa live e ci vediamo oggi pomeriggio. La donna a capo dell'imboscata, regalo. Così mangiamo un po' la pappa. Allora, rifamo tutte le... C'è solo un'altra persona con quelle conoscenze. Silence. Ma cosa ci guadagnerebbe? Perché aiutare i ribelli Tenakht? Esatto, Silence. Prepararsi è fondamentale. Ok, recuperiamo tutto. Tutta la guerra che c'è stata qui. Che abbiamo fatto un bel bel disastro. Il light lo hai finito? Assolutamente no.
No, 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 Kevin. Sono ancora alle prime missioni, credo, prime 2-3 ore, insomma. Uno, perché avevo il problema che mi si buggavano, quindi prima che ho risolto il problema ho perso un sacco di tempo. E secondo, perché mi sono preso a fare altre cose, tipo, sai, secondarie, non proprio solo la primaria e basta. E quindi sono praticamente rimasto molto indietro. Poi ho provato quella sera là a giocare in gruppo, quindi ho perso tempo anche per quello. E il fattore delle persone da cancellare, non ho tempo di farlo, è un casino, anche perché non mi ricordo i nomi, quindi farei magari delle stupidate a cancellare qualcuno di qualche gioco o qualche amico qui del gruppo. Poi ne ho tipo 800, quindi non è una questione di 5 minuti, poi sai che quando vai su lì ci vuole un bordello a cancellarli. E anche c'è gente del clan, di tanti clan, quindi boh, è un casino. Aspetterò magari la patch. Le patch che faranno, tanto credo che lo metteranno a posto, sì, il problema. So che scrivendolo nei gruppi, gente vicina a loro dicono che lo sanno. Che sanno il problema, lo conoscono. E quindi sono un po' fermo un attimo. Io adesso chiudo la live, ragazzi, perché devo andare a mangiare e ci vediamo oggi pomeriggio. Diciamo che siamo arrivati in un bel punto, è una figata. Grazie Kevin, grazie Bragari, grazie a tutti che siete stati. Vi faccio vedere il filmato iniziale e poi chiudiamo la live, eh? Mi muto un attimo. Ciao amici, ci vediamo oggi pomeriggio. Mi raccomando, vi aspetto oggi pomeriggio e stasera, eh? Horizon, e magari farò anche qualche altro gioco un po' per spezzare. Ok ragazzi, ci vediamo tra poco. Comunque tutti i miei video sono su YouTube, nella playlist. Adesso poi andrò a importare questi di Horizon, le vado a farlo immediatamente dopo mangiato, così li ritroverete anche su YouTube, ok? Se volete vedere il primo o secondo, vi lascio al filmato iniziale che vi spiega, non è spoiler, ma vi spiega cosa è successo in Horizon 1 e perché stiamo andando avanti adesso. Ciao a tutti, grazie ragazzi, mi raccomando di seguirmi su YouTube, Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, Twitch, WeChat, Pinterest e Discord. Ma soprattutto attivate la campanellina, mi piace, commentate sempre i miei video ragazzi, commentate sia su YouTube che anche nelle live su YouTube e Twitch. Grazie mille a tutti, vi lascio al video e poi chiudo la live. Guardatevi il video che è bellissimo. Ciao amici, ciao mitici, a dopo. Dopo una vita spesa alla ricerca della conoscenza, una domanda mi logorava. Come è nato il nostro mondo? I predecessori morirono 1000 anni fa, causando l'estinzione della vita. Lei mi ha mostrato come rifiorì. Una giovane emarginata, ignara della sua importanza. Grazie a lei, ho scoperto che solo un miracolo tecnologico preservò la vita. Zero Dawn. Un sistema di terraformazione con 9 funzioni subordinate, ognuna necessaria per trasformare la terra devastata in un mondo florido. Accudito e protetto dalle macchine. E con lei scoprì il segreto più grande di tutti. Il segreto della sua nascita. Lei è un clone di Elizabeth Sobeck, creatrice di Zero Dawn. Sorto per impedire una nuova estinzione. Opera di Ade, un'IA malevola,
resa senziente da un segnale misterioso, di origine sconosciuta, e con un mio piccolo aiuto, lei ha prevalso nella battaglia finale a Meridiana, diventando una paladina dell'umanità. Ma per quanto mi sia stata utile, ora sono costretto ad abbandonarla. Perché mentre lei cerca di rimediare ai danni di Ade, io ho fatto una nuova scoperta che porterà distruzione e opportunità.